Questa chiesa, Santa Maria in Provenzano, è stata edificata in onore di una immagine sacra, una piccola immagine sacra, che si trovava in un tabernacolo nei pressi appunto della chiesa. Già dagli ultimi decenni del 1500 si era consolidato questo culto verso questa piccola immagine, che era stata oggetto di uno spregio da parte di un soldato spagnolo che col suo archibugio aveva mirato l'immagine mutilandola, e a sua volta era morto perché, dice la leggenda, quest'arma da fuoco gli era come esplosa tra le mani. La collocazione di questa piccola immagine sulla facciata di una casa che si trovava qui nei pressi aveva un contesto piuttosto discutibile. Via delle Vergini è un toponimo ironico che designava un luogo dove abitavano molte prostitute. Dunque c'è anche in questo culto l'idea di una, come dire, di una purificazione, di un riscatto. Ecco. La Madonna fu portata agli inizi del Seicento in questa splendida chiesa con una lunga processione che il pittore Antonio Gregori raffigura in una maniera molto originale, cioè scomponendo la città e mettendo in rilievo i luoghi sacri che probabilmente erano anche tappe di questo itinerario. È interessante vedere come sempre tra gli arredi che sono ricoverati, per così dire, custoditi in questa chiesa, come viene tramandata la cosiddetta profezia di Brandano, raffigurato in una splendida tela monocroma di Bernardino May, che aveva a suo tempo detto che le donne di Siena sarebbero affluite verso Provenzano in gran numero, evidentemente prevedendo, diciamo, che questo luogo malfamato avrebbe avuto invece poi una sorta di battesimo. Per gestire questo luogo era preposta una compagnia, la sua sede è tuttora conservata, e in essa è stata collocata una bellissima Pietà di Alessandro Casolani, ma è interessante anche vedere come sopra la Pietà sia raffigurata la scena della visitazione della Madonna alla cugina Elisabetta, perché la festa che viene qui celebrata anche con il palio il 2 luglio è appunto la festa della visitazione, e quindi questo continuo ritorno, che è come un ritorno al culto antico del palio, che ritrova qui la sua verità anche di carattere religioso. Attraverso varie tappe